Siamo quello che sogniamo e, come recitava la vecchia canzone, se i sogni sono desideri, ad Ascoli tutto è racchiuso in una vocale magica, coincidente, guarda caso, con la prima lettera dell'alfabeto. Una serata speciale, quella vissuta allo stadio del Duca, per una volta teatro non tanto di acclamate gesta pedatorie, quanto del business meeting del gruppo Bricofer con in testa il patron Pulcinelli, affiancato dal presidente del club bianconero Giuliano Tosti. Una serata con l'impronta di uno slogan accattivante, dove si è avuta la percezione nitidissima di quelle che sono le enormi potenzialità di questa compagine societaria, che fonda la sua forza proprio nella sinergia tra i dirigenti piceni ed un grande team imprenditoriale che vuole fortissimamente raggiungere l'Olimpo del calcio nazionale. Musica ovviamente per le orecchie dei tifosi del Picchio, che forse dopo la deludente esperienza dell'italo-canadese Bellini temevano stagioni grame, ed invece hanno una dirigenza che non fa mistero delle sue ambizioni e comunque non si nasconde dietro le solite diplomatiche frasi di circostanza. Patron, siamo quello che sogniamo. Cosa sogniamo? Sogniamo sia per Bricofer che per Ascoli la Serie A. La Serie A intesa come davvero sogno. E invece, tornando con i piedi per terra, quest'anno dal cambio del mister in poi siamo convinti di dover fare un'ottima stagione, sicuramente di migliorare quanto di buono è stato già fatto, di aggiungere qualcosa che ci possa far arrivare. C'è chi è modesto e più, forse più intelligente e più pragmatico di me, dice chiaramente miglioriamo quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Io continuo a ripetere, a slanciarmi verso un progetto playoff, perché per me partecipare ad un campionato di Serie B e non parlare di playoff è come andare al bagno senza carta igienica. Dopo 12 mesi, questa piazza così importante, così esigente, così prestigiosa, che giudizio si è fatto? Mi sono fatto un giudizio fantastico, è stato amore a prima vista con Giuliano e poi con tutti quanti i tifosi, e di conseguenza, che dire, sì, c'è sempre qualche critica, qualcuno che non viene soddisfatto, ma sto imparando a ascoltarlo un po' meno. Inizialmente un po' me la prendevo, volevo soddisfarli tutti, era questa l'ambizione, però poi mi rendo conto che c'è sempre qualcuno che discute anche la Juventus, che vince 8 campionati di seguito, perciò. Non le chiedo i dettagli, però cosa c'è da cambiare rispetto allo scorso anno, dove ci sono stati, no, oggettivamente alti e bassi? Ma intanto io credo che serva un atteggiamento mentale di carattere diverso, e per la parte tecnica se ne sta occupando ovviamente il direttore sportivo. Io ci entro in modo estremamente relativo, so che stiamo trattando giocatori importanti che possano aggiungere e non togliere a questo gruppo già importante. Questo stadio sta diventando pian piano da Serie A? Ma è sicuramente un progetto complicato quello dello stadio, stiamo lavorando intanto quest'anno sicuramente sulla realizzazione della tribuna VIP. Stiamo lavorando per creare dei palchi, perciò la zona per gli sponsor, per chi investe nell'Ascoli, per chi ci sta vicino, e poi pian piano lavoriamo chiaramente per il rifacimento sia della curva che per il resto, dove ci sono tutta una serie di complicazioni burocratiche. Comunque so che il comune è fortemente ingaggiato e di conseguenza faremo bene insieme a loro. Il significato di questo business meeting proprio ad Ascoli Piceno? Ma di base era un voler celebrare un matrimonio sul campo, perciò è Bricofer che ha sposato Ascoli, è corretto chiaramente che poi il matrimonio non si faccia in giro per l'Italia solamente, ma anche ad Ascoli. E questo evento appunto l'abbiamo voluto, nonostante abbastanza difficoltà logistiche, abbiamo voluto fortemente di farlo qui e poi di inaugurare anche il campo, anche noi insomma, che di solito lo guardiamo dalla televisione, e invece poterci camminare sopra, perciò mi sembrava un'occasione troppo ghiotta per non utilizzarla, per non metterla in campo. Le prime impressioni che ha ricavato sul nuovo allenatore dell'Ascoli, mister Zanetti? Ma anche con lui sembrano parole che io ripeto, però è stato amore a prima vista. Mi sono sentito dire tutte le parole che io sognavo. Ho sentito dire chiaramente di un ragazzo, a parte l'età, giovane, ma mi sono sentito dire e parlare appunto di persona che vuol vincere, che vuole arrivare, ma con una metodologia, con un atteggiamento, con un fare che è stato perfetto per le mie orecchie. Perciò amore a prima vista con Zanetti senza neanche un dubbio. Ora dobbiamo dargli qualche rinforzo rispetto allo scorso anno e magari riusciamo a lavorare per l'obiettivo che ci siamo dati. Per vincere l'allenatore ha chiesto la luna?
Zanetti ha chiesto nulla, ha detto chiaramente che si fida sia del presidente che del padron che del direttore sportivo e metterà in campo i migliori giocatori che gli daremo. Poi è chiaro che sicuramente con il direttore sportivo, come è corretto che sia, si sentiranno su qualche scelta se prendere A o B, bianchi o rossi, però l'approccio è da grandissimo professionista e da persona che vuole lavorare tanto. Infatti a me sembrava un po' strano che si lavorasse così poco l'anno scorso, ma niente da recriminare, è una questione di mentalità e di metodologia ovviamente. Abbiamo investito, ma siamo convintissimi e felicissimi di averlo fatto, soprattutto perché, così come dicevo ad alcuni tuoi colleghi, questo per noi è una forma associativa, nel senso che riconosciamo nell'Ascoli questa squadra che, seppur milita in serie cadetta, non gioca in serie A, sta facendo di tutto, cioè sta dando veramente adito alle realtà locali e anche non locali di parlare della loro realtà. Questo ci avvicina molto alla nostra realtà di azienda. Questa è un'azienda, la nostra, che ha investito moltissimo in questo territorio, soprattutto partendo da una base che ci vedeva un po' svantaggiati rispetto ai nostri competitor sia nazionali che internazionali. Era un'azienda che aveva avuto un po' di difficoltà e negli ultimi 3 anni c'è stato questo risorgere, e quando ho conosciuto Massimo Pulcinelli e letto le sue intenzioni mi sono rivisto io stesso 4 anni fa e insieme abbiamo voluto dar vita a questo progetto, questo progetto che sta andando avanti, sicuramente verrà rinnovato anche negli anni a venire, con la speranza di portare, così come stiamo facendo con i nostri prodotti, le Marche a una notorietà non solo che interessa al mercato nazionale ma anche il proscenio internazionale. Ecco, questo è un po' il nostro augurio e speriamo soprattutto che le Marche, l'Ascoli, anche la nostra azienda possano effettivamente avere quei riconoscimenti che forse in tutti questi anni non si è riuscito ad ottenere. Siamo quello che sogniamo, è lo slogan. Cosa si sogna allora? Si sogna, possiamo sognare tantissime cose. Oggi con questa manifestazione il gruppo Brico fare sicuramente sogna e fa bene in grande. Noi da esponenti invece dell'Ascoli Calcio sogniamo che in questo prato oggi ci sono tutti questi tavolini, un giorno magari invece potremo vedere qualche squadra tipo Juventus, Inter, Napoli, Milan. Prematuro, però le premesse ci sono tutte, no? Perché anche queste serate servono a creare ambiente e squadra. Sì, servono perché diciamo Ascoli è stata sempre la regina delle Marche sotto il profilo calcistico, quindi oggi magari vedere molti esponenti di aziende marchigiane fa sempre piacere, fa piacere per una visibilità maggiore, ed è anche un binomio questo, il fatto del calcio con le aziende, che ti permette anche di avere la giusta visibilità che a volte magari con altre azioni non si riesce. Quindi per me è un piacere vedere tantissime persone marchigiane oggi presenti e spero che in qualche maniera si leghino al calcio, al marchio Ascoli Calcio. Dopo un campionato di alti e bassi, cosa si deve fare? Vabbè, quest'anno rispetto agli altri anni magari sono stati più alti che bassi e ci auguriamo che i prossimi anni saranno solo alti. Al festoso happening hanno partecipato anche il neo sindaco della città Marco Fioravanti, che ha ribadito il sostegno incondizionato verso la proprietà del club, ed il presidente della regione Luca Ceriscioli, prodigo di complimenti verso Bricofer, gruppo che non sta lesinando investimenti sul territorio. Mi ha fatto piacere incontrare Massimo, che oltre ad essere una persona molto positiva, un caro amico. Dall'abbraccio è un abbraccio sincero, una persona che ha un grande cuore e soprattutto sta portando energia positiva nella nostra città. Ovviamente dei passi in avanti sono stati fatti importanti per lo stadio, e lo stadio all'Ascoli Calcio per noi è un patrimonio indescrivibile, ha un valore fondamentale, vogliamo continuare ad investirci e portare avanti le iniziative. Ovviamente lui ha fatto una battuta sulla curva, ovviamente stiamo provvedendo intanto a smontare la curva mobile e poi ad andare avanti con il progetto della curva legato ai soldi del terremoto. Dobbiamo vedere le procedure burocratiche amministrative e nel frattempo ho approfittato
stato per portare, visto che qui questa sera ci sono oltre 100 imprenditori che vengono da fuori, molti non hanno mai visto Ascoli. Io in questa settimana ho realizzato subito un piccolo manuale con le agevolazioni e le opportunità per investire nel Piceno. Ecco, ad ogni imprenditore che da fuori viene ad Ascoli voglio dargli questo manuale per fargli capire che ci sono opportunità, agevolazioni e anche possibilità di investimento sul miglioramento della qualità della vita. Presidente, qui siamo in uno dei templi, no, dello sport marchigiano, insieme a pochi altri, il vecchio Palace di Pesaro, il nuovo Palace di Pesaro, però sono dei luoghi quasi sacri per chi ama lo sport. Beh, Ascoli è la regina del calcio delle Marche, insomma, la storia più importante sotto profilo calcistico, e quindi sicuramente per la regione un luogo di storia e di orgoglio. Ed è bello che sia stata scelta questo spazio per un incontro così importante. Ascoli, che sono parole anche del padrone, anche del sindaco, cerca anche di essere veramente la squadra portacolori della nostra regione. Beh, di fatto lo è già, è quella che milita, insomma, nella serie più importante, e speriamo che possano tornare anni che fino a 15 anni fa, insomma, abbiamo visto nella massima serie per la regione Marche, in un anno poi importante sportivamente perché sono stati vinti tanti titoli a livello nazionale ed europeo. L'ultimo del calcio a 5, tra l'altro. L'ultimo del calcio a 5, ho seguito quell'avventura fin dall'inizio, realizzammo allora l'impianto sportivo proprio per quella società. Anche lì grande passione, Serie A, poi il titolo italiano. Per le Marche è un anno importante, un anno buono. Questa proprietà è una risorsa per Ascoli, per l'Ascoli e anche per le Marche. Sì, gli investimenti fatti nelle Marche sono investimenti significativi, tanta occupazione, progetti di sviluppo che non si sono mai fermati, una logistica importante che proprio fa perno sul nostro territorio. Devo dire, sono stati anche qui anni di crescita, anni di grande importanza, e l'ultimo accordamento, anche questo rapporto con lo sport nella nostra regione, ci fa tanto piacere. Una miscela esplosiva dunque, che se gestita con saggezza ed oculatezza non potrà che dare enormi soddisfazioni al popolo bianconero. Tra il dire e il fare ce ne passa, specie nel calcio, la più aleatoria tra le discipline sportive, ma le premesse sono davvero eccellenti. La serata, con la partecipazione di quasi 400 ospiti, si è conclusa con la comicità pungente, irriverente e coinvolgente di Teo Mammucari. Concludiamo con una considerazione che abbiamo raccolto da uno stimatissimo ex dirigente dell'Ascoli, tra gli artefici di memorabili successi qualche lustro fa. Questa proprietà ci ha confidato, ci ha fatto ritrovare il sorriso. Vi pare poco?